benvenuti a un nuovo episodio di Spaghetti Western Vlog, oggi speciale San Valentino. Vi do delle idee adatte per uomo e donna, vi farò vedere il mio menù qui nella West Coast degli Stati Uniti e cosa cucinerò per il mio San Valentino, anche perché oggi con questo virus, insomma, non tutti possono andare ai ristoranti, quindi è l'occasione perfetta per fare una scenetta a casa. Vi faccio vedere il mio menù, che consiste in una pizza a forma di cuore come antipasto da condividere, poi gnocchi di barbabietola rossa ripieni di mozzarella di bufala, burro e salvia, e filetto sottile con rucola, olio d'oliva, pepe nero, ovviamente un dessert, un dolce a forma di cuore, e che farò con la panna montata aggiungendo i maki, che se mi seguite da tanto sapete che utilizzo molto il maki powder, è un frutto dell'Amazzonia. E è viola, quindi farò un cuore viola, magari lascio il link sotto così potete acquistarlo, oppure comprare frutta come questa, lamponi essiccati bio, faccio vedere un po', potete macinarli con un frullatore e poi mischiare la panna montata. Per stabilizzarla potete utilizzare la gelatina. Tra l'altro questa è una delle mie idee per regalo sia per uomo che per donna. Questa è l'azienda che forse trovate anche online, magari guarderò per voi e metterò tutto nel link, con una cioccolata e delle rose rosse, cioè un regalo bellissimo. Se è per una donna, io consiglierei di fare un cioccolato crudo almeno 70% di cacao, perché è afrodisiaco. Se invece questo regalo è per un uomo, aggiungerei una cioccolata come questa, bianca, cruda, vegana, composta da polline di pino, già aperta, vi faccio vedere un po', quindi è chiara. C'è burro di cacao, polvere di lucuma, che è una sostanza che sa di caramello quasi, zucchero di cocco, olio essenziale di limone, vaniglia, sale e il polline di pino. Questa è adatta per gli uomini perché afrodisiaca, perché aumenta il testosterone, quindi se voi prendete il polline di pino, alla grande. Herbivore è il brand, la marca. Sea Mist è uno spray per i capelli che sa di cocco, vaniglia e lime, sa di estate. E tutti noi abbiamo voglia di estate già, come spray fissante naturale, senza niente di artificiale. Un'altra idea è quella di comprare delle mascherine, questa è americana da Whole Foods, se conoscete il supermercato che vende anche bio, per $3 con il caffè e acido ialuronico e estratti, mi piace molto, non so se lo potete trovare in Italia, ma comunque se state guardando questo video dagli Stati Uniti, a Whole Foods questo è un prodotto che proverò poi. Un'altra idea, sia per uomo che per donna, se siete nella West Coast degli Stati Uniti oppure lo cercate online, vi metto poi il link sotto di qualcosa di simile o della stessa cosa. Questa è una candela con oli essenziali, in questo caso è una candela di protezione per il chakra dello stomaco, Navel Chakra, c'è il nome qua, e ha il bergamotto, il limone e a me piacciono gli agrumi all'inverno. Questa è molto carina, poi con il giallo è un colore che ispira felicità. Questo è un prodotto buonissimo, se trovo poi metto sempre il link sotto. Questa è l'azienda, si chiama Kumba con due U, Made Vanilla Bean fragranza olio con jojoba e la vaniglia. Un'altra idea è quella di comprare dei oli essenziali bio che siano estratti senza solventi da utilizzare nell'auto. Potete regalare appunto questo olio essenziale, questo è Sandalwood, che è buonissimo sia per uomo che per donna, è molto sexy, elegante. Lo potete comprare e abbinarlo appunto ad un diffusore di oli essenziali per auto, ce ne sono di diversi tipi, metto il link sotto. Questo è un olio che è buonissimo per la pelle, si chiama Mamey e è un frutto che c'è in Messico. L'hotel dove acquisto questo si chiama Sanara Spa dell'Hotel Sanara, che è il mio preferito sia per il cibo che per la spa, veramente eccezionale, utilizzano tutti i prodotti che creano loro. E questo è fatto con il seme di un frutto, appunto il mamey, e profuma come l'amaretto, lo potete trovare nel sito e ordinarlo. Un altro prodotto che potete abbinare magari a un mazzo di rose e a cioccolata e ai lamponi essiccati per esempio è questa acqua di rosa, una marca che è veramente buonissima, ci sono tantissime acque di rose, ma questa è eccezionale, si trova secretrosewater.com, se la trovo su Amazon ve la metto sul link, serve per rinfrescarsi. Questa è veramente buona, se amate la rosa sicuramente l'apprezzerete e l'apprezzerà chi riceverà questo regalo. Un altro prodotto buonissimo se amate la rosa è questo tonico che si chiama Rose Facial Toner by
De Vita, De Vita è la marca, e è di Phoenix, Arizona, dove sono in questo momento, e vendono qua nel supermercato. devitaskincare.com è il sito, non so se vi potete ordinare in Italia, è senza parabene, è 100% vegana, c'è l'aloe, c'è yashi della frutta, c'è il tè verde, c'è la rosa, la salvia, il rosmarino e anche la camomilla come olio essenziale. È davvero un prodotto unico, buonissimo per la pelle. E stessa ditta, Aloe Vera Cleanser, che è una crema per la pulizia del viso, che anche qui ha l'aloe, la corteccia della ciliegia, vitamina B5, oli essenziali vari, vitamina E, insomma è buonissimo. E questo prodotto, come altri che ho fatto vedere, sono anche non testati su animali, quindi anche per chi è vegano. Per quanto riguarda altri due prodotti che adoro e che adorano sia uomini che donne, so, è questa crema che trovo a un supermercato americano, si chiama Whole Food Lux Lotion, non testato sugli animali, cruelty free e vegano, fatto con acqua, olio di avocado, acido ialuronico, semi di lamponi. Sono antiossidanti e riducono l'apparenza delle rughe. Questa crema è assolutamente eccezionale e ve lo dico perché, vivendo in clima secco nel deserto, questa è l'unica crema che funziona. Per quanto riguarda un profumo italiano, finalmente, che ho dall'Italia e che uso veramente pochissimo perché me lo faccio durare finché non torno di nuovo in Italia, che non si trova neanche online, è questo di Avery, dalla città di Padova. Adoro questo profumo, che ho comprato a Firenze, e ha il profumo di incenso, è buonissimo, anzi me lo spruzzo un po', e è per capelli e per il corpo. Quanto riguarda il menù, faccio vedere come preparo io step per step il mio menù di Valentine's Day, che tra l'altro il mio nome è Valentina, quindi è il mio onomastico pure. Ho appena aggiunto due barbabietole tagliate a cubetti nell'acqua bollita, stanno cuocendo con un po' di sale. Quando saranno pronte le frullerò in un frullatore elettrico fino a diventare una crema, e aggiungerò poi la cassava, l'olio d'oliva e formerò i miei gnocchi, che all'interno saranno ripieni di mozzarella di bufala. Aggiungerò poi il pepe nero all'impasto degli gnocchi quando sarà pronto, e anche lo zafferano, perché sono due spezie afrodisiache, e la barbabietola al posto della patata, perché la barbabietola ha una sostanza che aumenta la circolazione, quindi è afrodisiaca. La mia cena di San Valentino è composta da tre piatti. Il primo è una pizza da condividere come antipasto a forma di cuore. Utilizzerò questo brand che io compro negli Stati Uniti. Se siete italiani e mi guardate dagli Stati Uniti, potete trovarlo a Whole Foods, a Sprouts nella West Coast. E è composto da farina di mandorle, cavolfiore, baking soda, semi di lino, arrowroot, origano, crema di tartaro, aglio. Quindi sono tutti ingredienti senza glutine, vegani, se le volete anche utilizzare come vegano, senza mozzarella ovviamente. Io farò una margherita a forma di cuore, e utilizzo qui negli Stati Uniti una pomarola che trovo qua, senza zuccheri, senza acido citrico. So che in Italia molti brand utilizzano l'acido citrico e lo zucchero, guardate sempre gli ingredienti, non guardate mai le etichette, perché da questo, come vedete qua, un po' si mette a fuoco. Questo è soltanto pomodori italiani, tra l'altro bio, e cipolle, olio, sale, basilico, aglio, pepe bianco e pepe nero, quindi questo è buonissimo, l'ho usato anche prima per altre ricette nel mio sito. Aggiungerò poi alla mia margherita la mozzarella, ovviamente, di bufala, e utilizzo questo brand che trovo a Whole Foods negli Stati Uniti, si chiama Buff. Queste sono le uniche che, tra le varie opzioni che sono nel supermercato, il bufalo è cresciuto ad erba. È importante negli Stati Uniti sempre che sia bio, perché altrimenti, anche se sono cresciute ad erba, sono erbe cresciute con semi geneticamente modificati che creano problemi. Dopodiché farò un piatto pazzesco che ho già postato sul mio Instagram, I Love You Vlog, e sono degli gnocchi senza glutine fatti con le barbabietole che sto lessando in questo momento, e dentro agli gnocchi la mozzarella di bufala, che quando si cuocerà nell'acqua bollente sarà veramente un cuore proprio delizioso e soffice, e gli gnocchi saranno conditi semplicemente con burro e salvia.
Poi ho una tagliata con rucola e carciofi e ovviamente per finire un dolcetto che farò a forma di cuore utilizzando queste taglia biscotti. Io ho acquisto questa mattonella di, si chiama pumpkin bread, che è speziato, mattonella appunto fatta di mandorle, cele, uova. Questo non è vegano ma è paleo, ovvero non ha alto zucchero glicemico. Taglierò questa mattonella a strisce, poi la taglierò a forma di cuore, così riempirò poi con la panna montata e i frutti di bosco freschi e marmellata e cioccolata che utilizzerò, che è questa di Honey Mamas, che trovo negli Stati Uniti, con la lavanda e la rosa, e che aggiungerò ad ogni strato creando questo mix di cioccolato e frutti di bosco con la panna montata, che sarà di colore viola perché aggiungerò la polvere di maki, che è una specie di frutto di bosco dell'Amazzonia che trovate anche su Amazon, e vi lascerò poi il link sotto con tutti i prodotti che riesco a trovare su Amazon Italia per fare queste ricette. E la scena è conclusa con un caffè, ovviamente, perché se volete fare una cosa perfetta fate piatti molto piccoli e magari lasciate un po' per il giorno dopo, magari avete fame la mattina, non so. È tutto con gli ingredienti, andiamo a cucinare adesso, giusto? Quando le barbabietole si possono perforare con la forchetta sono pronte, adesso andiamo a frullare il tutto. Ho qui il misurino da un terzo, servono 2/3 di crema di barbabietola rossa e per ogni 2/3, misurino americano ovviamente, ci vuole 1/2 tazza di farina di cassava, non la tapioca che è diverso, e 1,5 cucchiaini di olio d'oliva. Ovviamente anche questi sono misurini americani, e aggiungerò poi tutti gli ingredienti che trovo, che magari non sono così diffusi ma ci sono su Amazon, compresa la cassava che utilizzo io, questa su Amazon Italia, e il link sarà sotto al video così potete acquistarlo in caso volete fare questa ricetta che è buonissima. Così procederò finché non ho finito gli ingredienti, ovvero la crema di barbabietole, e quando gli ingredienti saranno terminati vedremo un po' quanto impasto ho e possiamo seccare la pasta e poi congelarla e mangiare in un momento successivo. Ho tagliato le ciliegine a pezzettini piccolini che metterò poi all'interno dello gnocco a forma sferica. Eccoci qua ragazzi, questi sono gli ingredienti che io utilizzo per fare il dolce. Come avete visto uso questa mattonella pronta, che è paleo, quindi senza glutine ma con uova, quindi non per vegani ma gluten free, e è fatto da Base Culture. Io compro anche il pane congelato che lo cuocio e lo faccio con il miele la mattina. Farò questa torta a strati, adesso monterò la panna, utilizzo questa perché le mucche sono testate e genericamente parlando la maggior parte delle mucche producono una sostanza che si chiama A1, una proteina che è molto infiammatoria, e molti pensano di essere intolleranti al lattosio ma in realtà è la proteina. Però in generale io uso pochissimi prodotti di mucca perché sono comunque alti di glutamina, che è una sostanza neuroeccitatoria che può distruggere le cellule nervose cerebrali. Il latte invece di pecora è molto più basso, quindi in generale utilizzo molto poco questi prodotti di latte di mucca. Però per questo dolce l'unica panna montata che posso trovare, la migliore bio con proteine A2, è questa di Alexander Family Farm negli Stati Uniti. La trovate sia a Natural Grocers che in altri supermercati. Quindi la monterò questa panna montata utilizzando anche un po' di polvere di maki, frutto di bosco dell'Amazzonia, ricchissimo di antiossidanti, antocianine. Utilizzerò poi per guarnire la torta lamponi rossi e mirtilli, fiori commestibili, il polline e questa confezione qua che ha royal jelly con tante altre sostanze nutrienti e deliziose, e questi chicchi di cioccolata che ho mischiato ai lamponi disidratati che ho fatto vedere prima, e quelli che avanzano li lascerò qui, che è uno snack sfizioso per San Valentino. Magari potete anche aggiungere dei fiori di rosa secchi come mix qui, e anche un po' di granella di polline. Il polline, se sapete, ha tantissimi amminoacidi. Adesso taglierò questa mattonella con i formini a forma di cuore e poi taglierò anche in senso orizzontale, così potrò mettere anche la panna montata. Abbiamo fatto il cuore, adesso ne farò un altro. You want something, Charlie? Adesso rimuoviamo tutto il non necessario e lo utilizzerò poi come snack, non buttiamo via nulla. Adesso andiamo a fare la panna montata.
Sto per aggiungere la gelatina perché ci aiuterà come stabilizzante e la polvere di Maki e farà questo bellissimo colore viola per la nostra torta. Guardate che bellezza questa panna montata viola. Adesso metterò un attimo in frigo e poi farciremo la nostra torta. Ho appena aggiunto lo zenzero con la pelle di bergamotto per dare un sapore un po' più speziato e fresco. Vedrete cosa aggiungo di mano in mano che faccio questi layers, questi strati. Is it good? Cake party, cake party, cake in your face. Ecco qua, questi sono gli ingredienti per la mia pizza. Ho già messo acqua, aceto di mele e olio d'oliva come indicato nella confezione. Farò una base a forma di cuore. Adesso mischierò la polvere che è composta di sostanze non senza glutine, come vedete. L'ho appena fatta con le mie mani. Stesa con dell'olio d'oliva perché non può essere stesa con una pizza normale. Faccio sciogliere il burro con peperoncino, noce moscata e pepe nero, salvia fresca per gli gnocchi di barbabietola senza glutine con l'interno di mozzarella di bufala che poi farò saltare dopo che sono cotti. L'acqua è pronta, bollita, adesso la aggiungerò alla pentola. Benvenuti a tutti alla nostra scenetta di San Valentino da me e Bella. Bella, vuoi iniziare dalla pizza senza glutine con mozzarella di bufala, carciofi, fiori di basilico e germogli, gnocchi senza glutine di barbabietola con all'interno una mozzarella fusa di bufala, salvia e burro, una tagliata con rucola e carciofi, e il dolce che mi avete visto prima fare con i fiori, il polline. Non vedo l'ora di assaggiare. E voi? Iniziamo? Eccoci qua, pronti per l'assaggio. E se vi è piaciuto questo video, intanto mettete il cuore in su. Da me è Bella, buon San Valentino in anticipo. Andiamo ad assaggiare tutto. So delicious. Così buoni, così belli. Gli gnocchi sono buonissimi, adesso faccio un piccolo assaggetto per Bella. Come sono gli gnocchi, Bella? Good? Ok. Mi dispiace rompere il cuore, ma quando ci vuole, ci vuole. Prosciutto, proviamo un po'. Buonissima. I carciofi hanno un sapore di limone, perché ho grattato appunto la scorza di limone. Bella. Anche a Bella piace. So delicious. Proviamo la bistecca. Preferisco mangiare la pizza in questo momento, è buonissima. Però un pezzo di bistecca è arrivato anche Charlie nel frattempo. Charlie, come over here. Come on, papà. Proviamo adesso la bistecca, la tagliata. Really delicious. Charlie? Is it good? È di Bella? Buonissimo ragazzi, in questo momento preferisco gli gnocchi. Charlie? Charlie, gnocco. Lola?
Non potete vedere Charlie, ma è qui che sta sbavando. Charlie, vuoi fare la pizza crust? Ready? Catch it! Good boy! Una sorpresa unica. Charlie è proprio qui. Un piccolo maialino. Questa è la torta con il cuore, adesso andiamo a provare. Charlie, andiamo a provare la torta con il cuore. Pronti tutti quanti? Pronti? Andiamo, Charlie. Vedete tutti gli strati? Oh my god, Bella! Un pezzo di torta per Bella che deve assaggiare. Bella? Happy Valentine's Day, baby love! Charlie? Cacce! Goodbye! That was delicious. Se siete nuovi al canale, sottoscrivetevi e cliccate l'opzione sempre e la campanella per essere sempre notificati ogni volta che un nuovo video apparirà in questo canale. Grazie, buon San Valentino a tutti, a presto, ciao dalla West Coast. My little Bella, our first Valentine's together. Mwah. You're so cute. You keep me.